ha vinto Sugo, perché questo è il pelo di Mary. Bravo. Ti stracciamo! Binde, oggi vi porto in un posto bellissimo a fare tanti giochi. Siete pronti? Andiamo in un posto tanto lontano! Molto lontano! Andiamo, dai, dai, salta su che andiamo, vai! Mary, Liz! Brave Binde! Si parte, direzione Milano! Ah, Fili, 4 ore di viaggio, dove ci hai portato? Non è possibile questa cosa? Liz, chiudi la bocca che entrano i moscerini! 2000 years later. Ok, non ci starete capendo niente, ma tranquilli, non ci stavo capendo niente neanch'io. In questo video ho portato le bimbe in fiera a Milano, a quattro zampe in fiera, che è la fiera principale in Italia per quanto riguarda cani e gatti, e siamo stati invitati lì con uno stand tutto nostro per conoscervi e fare tanti giochi insieme. Questa è la storia di questi fantastici 2 giorni. È stato il viaggio della speranza, è successo di tutto, ma siamo arrivati forse in tempo nel luogo della fiera. Ho fatto trasportare le mie bimbe da un corriere specializzato in modo che potessero fare un viaggio molto sereno, e infatti eccole qua. Oh, serenità. Ciao bimbe. Allora bimbe, il nostro stand l'ho visto io in anteprima, è molto molto bello. Adesso vi accompagno che andiamo a vederlo. Ecco, scusa. È qui tuo desk, sì amore, sì. Ed eccoci arrivati il venerdì al nostro stand, che era ancora tutto da allestire. Sì, infatti il mio desk era tutto spoglio. E dovevamo prepararlo per quello che sarebbe stato il giorno 1 della fiera, che per noi era già il giorno 2. La fiera non era neanche iniziata ed ero già stanchissima. Gli facciamo vedere com'è andata? Sì. Buona visione. Giorno 2, stand tutto pronto o quasi, manca qualcosa. Ma dove sono le bimbe? Bimbe! Ah, caca, sbrigati che inizia la fiera, siamo in ritardo! Bisogna finire di allestire lo stand. Mancano 30 minuti all'apertura, saremmo invasi da 30.000 visitatori, come nell'apocalisse zombie, che arrivano e iniziano ad assediarci. E ancora siamo in altissimo mare. Inizio delle challenge, ve ne mostreremo solo alcune. Sì, e altrimenti che palle! La protagonista della prima challenge sarà Liz, con una cagnolina di una visitatrice, che... Mary, cosa vuoi? Adesso ti facciamo comparire anche a te. Ragazzi, nel prossimo intervento vedrete Mary perché sta protestando fuori dalla porta. Dicevamo, la cagnolina blu di una visitatrice che sfiderà Liz nella sfida del quadrato. Quella pappa. Bravo. Un quadrato, 1 milione di cani. Chi esce per ultimo dal quadrato vince un premio. Quanti secondi resiste all'interno del quadrato? Dopo facciamo la challenge contro Liz. 3, 2, 1, blu, guarda che salto! Quanto è durata? Un secondo? Brava Liz! Dobbiamo impegnarci di più! Bravissima blu, bravissima! Jesse fa la sfida dello snack sotto il conetto ed è molto interessato. Guarda, lo nascondo sotto questo conetto. Aspetta, rischio. Attento quello centrale. No! Sono rimasti due, Jesse! Bravo! Jesse, direttamente da Riverdale! La prossima challenge è con Aperol e farà il salto dei bicchieri. Ce la farà? Chi lo sa? Del turno di Kylan! Ed eccoci qua con Mary, che finalmente è comparsa, come tanto desiderava, vero piccola? Voglio il biscotto che mi hai promesso! Sì, però aspetta, prima dobbiamo fare l'intervento. Ora ci vediamo un bellissimo cagnolino che è un campione di fiuto, e poi troverete una copia perfetta di Shirley, Nanetta, state a vedere. Ma ritorniamo alla sfida del conetto. Troverà la il biscotto sotto al conetto? Vediamo. Vai là, dov'è? Dov'è la pappa? Ma Lucky, secondo voi, è stato fortunato? C'è una mini Shirley! Shirley, guardati allo specchio! 10 anni fa! Tu sei me! Oddio, hai visto? Si è guardata allo specchio come i due Spider-Man. Quell'uomo è un impostore! Pepita sarà più fedele al proprietario o al cibo? Vediamo su! Vieni, dai, buona! Buona! Brava Pepita! Brava! Quindi mangia solo dal proprietario! Brava lei! Prossima sfida, Arena delle Talpe, e siamo insieme a 8. Ah, 8 ha cambiato sfida. Si chiama 7 allora. Vai, trovalo, trovalo, dai. Bravo. Ed è l'ora della challenge delle talpe. Uva vs Nebbia, chi vincerà?
Sembra una sfida tra Pokémon. Io stavo dormendo e non ho voglia di stare seduta. La storia ve la racconto da così. Problemi? Le prossime challenge sarò io stessa a supervisionarle. E mi arrabbierò se qualcuno non le farà bene. Quindi fa la sfida del muro. Riuscirà a saltarlo senza far cadere le lattine? Vediamo. Vediamo. Buona fortuna. Hai sbagliato. Dovevi farle cadere. No! Oh, adesso ci siamo. Bravo. E dal Wall Maria ci rispostiamo all'Arena delle Talpe. Iker e Pesto faranno la sfida della talpa contemporaneamente. Vediamo chi di loro due vincerà, oppure se vinco io. Una sembra Liz e l'altra sembra Mary, delicatissima. Delicatissima. Rullo di tamburi, Kim. Vorrei dire, ma abbiamo creato lo stand più cazzuto della storia. Ok, la situazione è questa. Sono le 11:15, li abbiamo avuto a che fare già con centinaia di persone e ancora mancano 7 ore più tutto domani. Che fatica questa fiera. Ma non abbiate paura, vi faremo vedere solamente i momenti più divertenti. Nelle prossime challenge insegnerò ad alcuni cagnolini ad essere belli come me. E vi sembrerà assurdo, lo so, ma è possibile. Per essere così carina ci sono cose che faccio tutti i giorni, altre ogni settimana e altre ancora ogni mese. E le faccio tutte con un unico amico, One is All, che oltre a farmi splendere aiuta anche Filippo a mantenere pulita la casa. Esatto Mary, abbiamo 7 funzioni diverse con un unico attacco, 2 delle quali sono pensate per aspirare le superfici domestiche in maniera molto efficace. Come ormai sapete, a me e alle bimbe piace tanto, e se volete provarlo vi lasciamo il link al loro sito nella nostra descrizione, dove potete provarlo utilizzando il codice sconto Filippo20. Ma continuiamo con il video. Allora, Francesco vi ha spiegato le regole. Se perdi, il cane lo prendiamo noi. Quindi filo, mi raccomando. One is all challenge, io Mary contro Francesco e la sua Shiva. Chi raccoglie più pelo vince. 3, 2, 1, via! Vai! Che bello, Shiva! Francesco, che ne perdi? 3, 2, 1! Oh, il pelo di Mary. Questa è una cacchetta di coniglio. Il pelo di Shiva. Però ha vinto il mondo, lo so. Non sappiamo deciderci? Scrivetevi nei commenti secondo voi che ha vinto. Son of a bitch. Ho sfidato Corina e Lupa alla sfida One is All, chi produce più pelo. Vediamo se io e Liz riusciamo a battere. Via! Dai Liz, dai Liz! Lupa! Lupa! Dai Liz, dai Liz! Siamo quasi a metà! 3, 2, 1, sulle mani! Il pelo di Lupa è un po' scarso, forse vinciamo. Pelo di Liz! Sì, stavolta abbiamo vinto, eh! Stavolta abbiamo vinto! Cosa ne pensi, Shirley? 2 sensazioni a caldo? Sono stanca di parlare, muoverò le orecchie col codice Morse. Sei stanca? Ok, sei molto stanca. Intanto mandiamo un saluto a tutti quanti. Ciao a tutti, amici! Brava, iscrivetevi al canale e continuiamo con le prossime challenge. Ma prima, riposino. Ormai sono le 2, è arrivato il momento di pranzare ufficialmente. Siamo stati sfruttati anche troppo dai cani per i cani. Stiamo per lavorare, dai, cammino. Mangiare! Abbiamo clonato Shirley e Mary, però un po' più grosse. Fermaci, però. Claudio! Pappa, gatti! Un botto di gatti! La challenge dell'involtino, caccia la netto di anatra. Caccia la talpa, macchia. Caccia la talpa! Occhio macchio che c'è Mary in agguato, Non leccare, prendi, morda! Mordi, porta! Metti il dito, filo, metti il dito! Bravo! Seconda giornata di fiera, non ci sono ancora i cani. Dove sono? Dove sono finiti i cani? Sono rubati i cani? C'è una zampa lì. Siamo a una zampa in fiera. Ciao, ma cosa fai lì? Eccone un'altra. Shirley, vieni dai. Certo, niente di più facile. No, male così, devi fare bene il giro. Maxina piace tantissimo, ma tantissimo, lo snack semi umido all'anatra, ma per prenderlo dovrà passare il muro di Spider-Man. Io lo metto qua, vedi un po' te cosa vuoi fare. Sta dentro di uno.
rubo Shirley, no! Gliel'ha rubato Shirley! No, no, un attimo, posso spiegare! Porca miseria! E salutiamo Simona, Francesco e Camilla. Chi vuole un saluto nel prossimo video lo scriva nei commenti. A Taika piace tanto lo snack al maiale, ma per prenderlo, Taika, devi attraversare la ragnatela. Entra papà, vai, entra! Meanwhile, cosa fate? Vi riposate? Ma abbiamo appena cominciato! Basta, Filo ci paga troppo poco! Dai, su, fatevi il trucco che andiamo! Quattro zampe in fiera! È iniziato il pomeriggio della seconda giornata, abbiamo accarezzato almeno 10.000 cani e fatto le foto con almeno 2 milioni di persone. Filippo sta continuando a fare shooting su shooting. 10.000 like li meritiamo, solo per aver fatto questa fatica. Andrea e Giacomo partecipano alla challenge della talpa. No, no, ma giocano loro. Ah, giocate voi, ok. Ce la farà l'ana a conquistare il suo snack? No, una leccata e basta. Mettete like al video. È youtuber questo cane. La pappa, guarda. Ah, non vuoi giocare al gioco. Brava! Lana, puoi dire iscrivetevi al canale? Iscrivetevi al canale! E siamo arrivati al gran finale. Adesso abbiamo dei bellissimi percorsini. Sì, dai, vabbè, chi se ne importa dei percorsini? Sì, aspetta, però devo raccontare anche dei percorsini. Non avere fretta, dai. Dai, voglio che racconti la mia sfida finale. Va bene, Liz. Allora raccontiamo la cosa più bella che è successa alla fine. La vuoi dire proprio tu? Vai. Allora, praticamente è successo che ho sfidato un cagnolino di nome Lampo in OB qualcosa. Obedience si dice, Liz. Sì, obedience. Vabbè, quella roba lì. Io non sapevo cosa fosse, ma ero tranquilla, perché tanto sono sempre la più brava in ogni sfida. Sì, di solito vinci sempre te contro Mary e Shirley. Ma questa volta com'è andata, invece? Purtroppo non è andata come pensavo. Non ridere. Ah, non è andata come pensavi? Vabbè, vi facciamo direttamente vedere la figuraccia che abbiamo fatto io e Liz. Guarda che figure che mi fai fare. Dai, non girarti. Ora proviamo il percorso impossibile. Vai Sasha, ti piace la telecamera? Bravo! Sì! Bravo, bravo! Abbiamo trovato un cane addestrato in obedience. Adesso vedremo Blitz vs Lampo. Chi sarà più obbediente a eseguire la marcia? Ti stracciamo! Dov'è Liz? E ladies and gentlemen, ecco a voi partecipanti alla gara di obedience condotta. Io e Liz sfidiamo Martina Lampo in obedience. E io e Liz abbiamo appena scoperto che esiste l'obedience. Vai Shirley, dagli fastidio. Bravo Lampo! Ok, abbiamo già perso. Io faccio da giudice e sarò imparziale. Vieni, vieni. Mi fai fare brutta figura, Liz, vieni. Ecco, Liz è venuta, vai, Shirley. Vai, Liz, vieni avanti. Vieni, Shirley. Un cane. Possiamo far basta questa pagliacciata? Chiediamo ufficialmente vincitore Lampo e Martina. Argentina ha fatto l'Italia, mi dispiace. Una disfatta totale per l'Italia, ha vinto l'Argentina. Che seduta l'ha fatta però, eh.